È stato trovato morto Antonio Natale. Si chiudono così nel peggiore dei modi le ricerche del 22enne del Parco Verde, di cui non si avevano più notizie da 2 settimane. È suo il cadavere ritrovato alla periferia di Caivano, in provincia di Napoli, come apprende fanpage.it da fonti qualificate. Ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause e la data del decesso. Programmata per i prossimi giorni l'autopsia, anche se pare molto probabile che sia stato ucciso. Il cadavere era stato abbandonato nelle campagne nei pressi del campo Rom. È verosimile che la morte risalga al giorno della scomparsa. Il 4 ottobre scorso era uscito con un amico, aveva detto alla madre che sarebbe andato a Napoli per comprare dei vestiti in città. Era effettivamente arrivato, come hanno confermato le riprese delle telecamere interne di alcuni negozi. Poi però era sparito nel nulla. La madre Anna aveva sporto denuncia ai carabinieri e l'altro ragazzo era stato ascoltato. Aveva raccontato di aver accompagnato Antonio in via Atellana e di averlo lasciato nella zona cosiddetta del Bronx. La donna però a quella versione non aveva mai creduto. I familiari hanno raccontato che con quel ragazzo Antonio aveva litigato violentemente 3 giorni prima e che nella discussione erano stati coinvolti anche uno zio e un cugino dell'altro spariti da Caivano dopo la scomparsa del 22enne.